Senti, qui a Las Palmas ho trovato Andrea Caracci che sta facendo l'arche, mi ha detto che ti aveva dato un consiglio particolare. Qual era, se posso chiedere? Certo. Amministrazione finita, sappiamo che la barca andrà a un armatore greco. Chi ti senti di dover ringraziare alla fine di questo progetto? Ok, quindi diciamo approfondire un attimo questo settore della navigazione, senz'altro. Senti, e quanto pensi che ti abbia dato a tutto il bagaglio della tua esperienza sulle classi olimpiche, sui monotipi da regata, sullo One Design, comparato poi nella gestione di una regata oceanica di 2700 miglia? Perché l'altra volta quando l'hai fatta forse ancora eri un po' tra i due mondi. Adesso ti senti di essere migliorato anche in questo senso?
diverse e nuove, e mischiare tutto insieme viene fuori allora la cosa buona. Comunque ti dico che i ragazzi che hanno vinto in serie, per esempio, loro hanno fatto una campagna olimpica di mini transat, ma è una campagna olimpica vera e propria, perché sono usciti tutti i giorni con l'allenatore, col gommone, hanno cambiato albero, hanno cambiato vele, hanno cambiato attrezzature, quindi l'approccio è totalmente da classe olimpica, e infatti poi hanno vinto perché il lavoro l'ha pagato, ecco.